puoi fare una di tutti. Sua sorella, scusate, tu puoi far buttare il mio padre? Chiara, non sono venuto qui per ascoltare la genealogia del padre. Poveretto, pensa che sta facendo i suoi 30 giorni di servizio militare. Tanto meglio, lascia di fare i suoi 30 giorni al continuo. Cosa vuoi? Sì? Sai, io mi accorsi subito in teatro che tu mi facevi l'occhiolino. Avevi il blu in palco con te? Sì, la conosci. Sì? Come lei conosce me? Di vista? È una donnina molto elegante. Anzi, il biglietto in sua compagnia mi ha destato la curiosità di avvicinarti. Se no, credi pure che non avrei risposto alle tue occhiate. Perché io, quando non conosco qualcuno, non ho l'abitudine di... Ma cosa vuoi? L'amante di una donnina elegante ci mette un po' di invidia addosso. E quando si invidia, si desidera. Quando si desidera, si tenta di avere. Per questo ti ho mandato il mio biglietto per l'insegnante del teatro. Allora io darò la mia fortuna proprio. Sì, ma non dirglielo. Si insuperbisce. Ma che mi credi stupido? Ti conosco così poco. Perché vada, se avessi intenzione di dirglielo, non concluderemo nulla tra noi. Non voglio fare più blu, una finanza simile io. No, stai tranquilla, ma pure non lo saprò mai. Ma lo sai che sei fatta proprio bene. È tutta roba tua questa! E che ci può che sia! Mia! Ma coloso! Me la restituirai almeno? Certamente. Bene, altrimenti qualcuno se ne andrebbe a male. Schmitzmeier. Ma finiscila una buona volta con questo Schmitzmeier. Mi vale molto bene. Tu sei un amore, Arma. Scusa, come ti chiami? Ernesto. Ernesto mio! Vieni a sedere sulle mie ginocchia. Già? Sì, oh, sì. Oh, Luciana, Luciana mia. Ma come Luciana? Io non mi chiamo Luciana, mi chiamo Armandina. No, ma se ti chiama Luciana, perché fa lo stesso, mi piace più Luciana. Oh, Luciana, dimmi che sei un po' di tu. Ma che tu come tutti gli altri? Questo mi ricorda non una volta. Non ti ricorda mia. Oh, Luciana, dimmi che sei tu, proprio tu. Ti dico di no? Taci, santo Dio. Oh, Luciana, dimmi che sei tu, proprio tu. Chi è? Oh, Luciana, Luciana mia! Taci, non si può sentire, chi è? Signora, sono io! E il ragazzo, avanti! Cosa vuoi, Chiarino? Si può trasportare la valigia? Sì, sì. Quale valigia? La valigia che è qui, si capisce, mica la valigia del Pascià! Ma che te ci viene a parlare in questa maniera? Te la darò io la valigia del Pascià! Oh. Dio, non facci male, così che... Ma che lo fa tu, gli insegnerò io! Ma che gli contare? Anche 5 franchi non credo se... Ma sei capace di rifiutarti? Ma non è per i 5 franchi, ma... Ecco di 5 franchi. Che sia la prima e l'ultima volta. Grazie. Schifoso. Vado a cercare la cameriera perché mi aiuta a trasportare la valigia. Va pure, carina. Dammi camere? Sì, questa non mi piace. Ne ho chiesta un'altra sulla strada. È molto meglio. Ma io non capisco perché sia meglio quella sulla strada. Ma non fa niente, andiamo verso la strada. Andiamo? No, caro mio, ci vado io. Cosa vuoi tu? Cosa voglio? Ho bisogno di dirti anche cosa voglio. Fammi l'ingenuo adesso. No, caro mio, questa sera no. Per una ragione semplicissima. Perché è impossibile. Mi spiace assai. Tu credi che io me ne andrò così? A bocca asciutta. Ripeto che è impossibile. Aspetto un amico alle 11. Ma la ragione. Me ne infischio io del tuo amico. Chi? Non lo conosci? Un signore di Londra, il signor Sodignac. Quando viene a Parigi, sono per lui. Una volta tanto sarei anche per te. Ti ripeto che gli ho dato appuntamento qui. E tu non farti trovare. Sai cosa devi fare. Vieni a casa mia. A casa... tua? Che cosa credi? Che non abbia una casa io? Ma che gli dico all'inglese? Gli direi che... sei andata a pregare su tua madre che è molto malata. È un pretesto che ha la barba lunga, ma fa sempre il suo effetto. Non è bello. Sì, 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 è bellissimo, te lo garantisco io. Suba a mettere il cappello e andiamo. Non è bello, ma con te non ci sono ragioni. Avanti! Il signore e la signora mi scuseranno se disturbo, ma i forestieri che avevano preso questa camera sono arrivati, allora...
signore a fare una bella partita di biliardo, Signore? Sì, signor Sodignac e il signore Dion. Molto piacere, adesso andiamo a giocare a biliardo. Ma io non so giocare. Ma non importa, lui è bravissimo, vero? Vi insegnerà lui. Non posso, fretta. Ma se avete fretta, allora perché sedete? Aspettate un momento, lo sapete cosa mi è accaduto? Ma non c'è tempo di raccontare cose, noi andiamo di fretta, vero? Ce lo racconterete un'altra volta, adesso andiamo. Ma che cosa? Non avete neanche bere adesso, andiamo via! Non abbiamo tempo! Avanti! Oh, che diavolo, sono partigliato, stai avanti! Suonaste? Il signore ha suonato! Ah, no! No, 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 cioè sì! Ho suonato, ma sarà passata almeno mezz'ora! Ah, certo, io sono il capo, il babbiano! Chiedo! Ah, no, volevo chiedervi di portare via il tè! Con calma, per favore! Vogliamo! Va bene, andiamo, forza! No, è la mia valigia, io ero venuto qui per prendere la mia valigia. Oh, la valigia? No. Eccolo qui la vostra valigia, ora possiamo andare, vero? Io non la voglio, questa ve l'ho riportata adesso. Ma come? Allora, la vostra... deve essere questa. È questa la vostra valigia? Sì, 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 senz'altro. Adesso possiamo anche andare. Non è la vostra? No, non è la mia, è la vostra. Andiamo. 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 Signore, a voi! Ah! La dite! Sì, fate passare bene, signor commissario! Adesso noi due! Che sta succedendo? La storia giunta in fondo. Tutta di fili, la biche la boit femme, la vaisselle gassée fait frire.